Qui sono nato, cresciuto, mi sono sposato a 33 anni e fino a quella data abitavo qui a 50 metri. No, dopodiché io tutte le mattine da pensionato sto sopra là con tutti gli altri pensionati e dico, basta che nuova c'è, dico, tanto sto a sedere di sopra, sto a sedere di sotto, facciamolo. E ho trovato la collaborazione degli amici del circo, fra i quali uno, cioè qui Silvano Toba, che è stato l'artefice di tutta questa cosa qua, e ci è riuscito, e so orgoglioso. Orgoglio e tanta emozione, è questo quello che prova Valentino Pagnanelli, che da oggi gestirà il chiosco del Sasso d'Italia a Macerata. La calura estiva di questi giorni trova una soluzione perlomeno per i tanti cittadini del capoluogo provinciale, con la riapertura dopo decenni di un luogo simbolico e caro a tanti. Il chiosco, fino a poco tempo fa di proprietà della provincia, ora è del comune, che ha voluto riaprirlo subito, non aspettando il bando previsto per dicembre. È un risultato importante perché lo raggiungiamo non solo con la nostra volontà, ma come dire, la fatica vera delle tante associazioni, delle tante persone che si sono spese per realizzarlo. E dunque tante le associazioni che hanno aderito alla chiamata dell'amministrazione, dal Circolo Hauser di Santa Croce a Gruca Onlus, da Scarabò all'Anfas. Siamo pronti a mettere le nostre idee affinché questo luogo, che diventa un luogo riaperto alla cittadinanza maceratese, sia riaperto anche a tutte quelle persone magari che ne potranno usufruire e che magari appunto hanno della disabilità e quindi comunque sia hanno bisogno di servizi ed altri tipi di attività mirate da poter svolgere magari in un luogo bellissimo come questo. Ci stiamo organizzando insieme ad altre associazioni per cercare di rivalutare quest'area verde che sta riaprendo proprio in questo momento. Proponiamo attività ludiche per bambini, famiglie e ragazzi e cerchiamo appunto, ci impegneremo a portare avanti questa nostra attività, e rappresentano proprio in pieno il nostro progetto che stiamo cercando di portare avanti da anni. Scarabò, una città per educare. Chiude il nostro servizio ancora Valentino Pagnanelli, invitando tutti a frequentare il Sasso d'Italia. Questo deve essere un posto dove la gente la domenica viene qua, c'è i giochi per i ragazzi, c'è un baretto all'occorrenza che gli sta al servizio, ci sono due bagni. Qui la sera, quando uno viene qua e si siede e prende una birra, qualcosa, un'ora al fresco ci sta veramente.